Danilo Masotti e Ci meritiamo tutto, Pendragon Edizioni. Poi è arrivata la crisi e la Nulla S.p.A. ha chiuso. La storia di Mario Zanardi, adulto adolescente parcheggiato a scaldare la sedia di un ufficio, promette sviluppi post-apocalittici. Come mai? Come mai? Beh, insomma, la situazione del protagonista di questo libro è una situazione che molti hanno vissuto e molti vivranno. Toccate ferro. No, perché toccate ferro, cioè, sono delle basi incredibili. Cioè, sarà la vostra liberazione. In determinate situazioni, per il lavoro è una delle occasioni della propria vita. Per me lo è stato varie volte, cioè io ho perso il lavoro 20 volte, così, però è stato sempre un rinnovamento. È chiaro che cioè, più uno si indebita, più uno si va a complicare la vita. Le rate, sì, i mutui, queste cose qua, è chiaro che cioè, uno legge questo libro mi manda a cagare, e ha ragione, io sono d'accordo e solidale con lui, però qua si parla appunto della storia di questo Mario Zanardi, che è un adulto adolescente, cioè un adulto di 35 e 40 anni, perché il libro si svolge in uno spazio temporale di 5 anni, che comunque cioè, nella vita non ha combinato praticamente niente, ha tirato a sopravvivere, non ha chissà quali impegni, non ha chissà cosa da fare, quindi cioè, se perde il lavoro, che era poi un lavoro che non lo gratificava neanche tanto, insomma alla fine si è fatto due conti, ha fatto un piccolo win for life, e adesso Zanardi, io lo sento ogni tanto al telefono, si sta riorganizzando, però ecco, sta vivendo così alla giornata, soprattutto è felice adesso Zanardi, diciamo che è più felice, ecco, perché questo ambire alla felicità è un po' un modo per diventare infelici, ecco. Un topico, esatto, un po' frustrante ambire alla felicità. E questo libro alla fine, non voglio essere, cioè sai che non sono una violinatrice di mestiere, è un po' un manuale per chi ha voglia di cambiare qualcosa della propria vita professionale che gli sta stretto, che non gli va più, che non è più come era all'inizio. Effettivamente, in un romanzo così, che magari può sembrare senza pretese, sono scritte delle grandi di verità, e cioè appunto la scelta di una vita più a misura d'uomo, sacrificando tra virgolette cose molto sacrificabili, che sono comunque uno strato di più che noi abbiamo nella nostra vita, perché è un circolo vizioso, se ho ben capito l'insegnamento che se ne trae. Cioè, allora, il libro che l'hai letto non dà comunque delle ricette, perché già questo è buono in questi tempi, però racconta una storia, racconta come viveva questo Mario Zanardi prima che arrivasse la crisi e la Nulla S.p.A. chiudesse, e quindi uno si può riconoscere non totalmente in Mario Zanardi, ma magari in alcune cose che gli succedono e che succedono a noi tutti i giorni, cose che subiamo, anche io stesso subisco tante di quelle angherie anche oggi, cioè. Quelle cosa ne sai? oggi ho avuto una giornata di merda, proprio totale, che comunque insomma la tiriamo un po' su questa sera, dopo vado a mangiare, poi magari andrò a rimettere dietro una siepe, come è l'usanza della metà che è anche l'ultima sera. Sì, no, quindi insomma, no, vabbè, comunque insomma. L'ultima sera, non essendoci fuochi d'artificio, festeggiamo come possiamo. Sì, no, sentendo questa cosa dei fuochi d'artificio mi ha molto colpito, perché io ecco, vedi, questo chiude la giornata fallimentare. Ah, che bello, così dopo qui guardi i fuochi d'artificio, poi vado a casa. Invece perché non ci sono, colpa di Radiohead, non ho capito. Colpa di Radiohead, perché... Ecco, lei che è dell'organizzazione, cosa c'entra il Radiohead con i fuochi d'artificio? Sì, io so, capito. Ma no, è importante. È importante, il pubblico vuole sapere. Ecco, perché qua...
Ecco, accomodatevi, stasera stavamo dicendo che non ci sono i fuochi d'artificio per colpa dei Radiohead, allora il signore adesso ci spiega. No, io so quello che sapete voi. No, cioè, io sono che... Vabbè, cioè che la preparazione di tutto l'ambaradan che serve per i Radiohead per fare il loro concerto ha creato una situazione per cui è compatibile dal punto di vista di sicurezza con i fuochi d'artificio. Questo è il comunicato ufficiale. Questo è il comunicato ufficiale. Ah, ok. Come? No, perché non ho capito niente. Io ne ho capito così nel casino della mazurka, i fuochi d'artificio, no, è Radiohead. Al posto dei fuochi dell'artificio si esibirà Radiohead, siete felici? Siamo in 25, guardate. Esatto, ho scritto 25 settembre Radiohead, no, i fuochi d'artificio stasera, no. Esatto. No, però, cioè, di lodevole che il denaro che risparmieranno se non fanno i fuochi d'artificio lo devolveranno alle popolazioni terremotate, e questo è molto lodevole da parte. Una parte a piacere. Non so, lì te la devi vedere con la direzione della festa. Senti dalle le roveri come butta, ma non saprei. No. Piazza Grande, ecco, comprate il prossimo numero perché c'è una mia intervista interessante. Adesso io. Che non vi svelerò, però riguarda la rete e il senza fissa dimora. Sì. Che voi direte cosa c'entra con leggermente intervista pagina di. La rete nel senso di me, cioè sì. Di World Wide Web o la rete di rapporto tra senza fissa dimora e poi tu sei amico di e Facebook. Che ho senza fissa dimora. No, è un webmaster. Sì. No, ma che c'è la dimora sua? No, non andiamo fuori tempo. Andiamo. Andiamo off topic. Qui qualcuno di voi, forse sì, forse no, forse più, forse meno, si riconoscerà in questa giornata tipo dell'impiegato Zanardi, che vado testé a leggervi. Ore 07.15, risveglio colazione cacca. Ore 7.58, tragitto casa-lavoro. Ore 8.31, timbro e impreco. Ore 9, svogliatamente inizia il mestieruccio. Ore 10.30, coffee break davanti al monolite a parlare di niente con persone che frequento forzatamente di malavoglia. Questa io la sento molto mia, perché io non parlo con nessuno dei miei colleghi. Penso a una vita in rete sviluppatissima, perché sono le uniche persone con le quali ho un rapporto. No, sono frequentazioni imposte. Esatto. E se uno è fortunato, magari, capito, trova anche dei colleghi simpatici, io non lo escludo. Però queste chiacchiere qua alla macchinetta a me ho sempre fatto molta fatica. Ore 13, mi nutro male con un panino delle rumene, ma mica tutti i giorni. A volte mangio nel parchetto che chiamo The Garden, oppure vado in qualche mensa. Ho i buoni pasto e mi piace usarli. Quando non li uso tutti, ci faccio un po' di spesa alla coppia. Ore 14, svogliatamente riprendo il mestieruccio. Ore 18, esco puntuale, inizia la vita. Ore 18.01, tragitto lavoro-casa, fino a primavera inoltrata vado in palestra e in estate quasi tutte le sere mi faccio un aperitivo per sentirmi un po' più vivo. Ore 20.13, ma anche prima, ritorno a casa, apro il frigorifero e mi nutro come capita. Ore 21, dalle 21 in poi, cerco in tutti i modi di liberare la mente dagli scomodi treni di pensieri conseguenziali accumulati durante la giornata e mi siedo davanti al mio portatile della poca RAM sprecando il tempo a chattare su Skype con Martino, che abita due isolati più in là, oppure mi metto a scrivere commenti logorroici a mio avviso molto interessanti su blog e forum, condividendo riflessioni e turbamenti con totali sconosciuti ai quali di me e di quello che digito non frega un bene amato cazzo. Scusate, sì, non mi senti più francese, ma l'autore sì, no, licenza poesia. Ci sono delle parolacce. Questa è la vita, non abbiate paura ad alzare la mano, è che sia un po' riconosciuto. Sì. Ecco, qua un attimo, c'è blog e forum perché siamo nel 2006. No, perché siamo nel 2006, qua, quindi era pre-avvento di Facebook. Sì, qui qua Facebook è appena è appena proprio menzionata all'inizio perché il libro si apre nel 2011. Però ecco qua, questa è. Sono le 50 sfumature di marrone di
Mario Zanardi, insomma. Povero Mario Zanardi. La giornata, tipo, ecco. Mario Zanardi ha ovviamente dei colleghi, come si diceva prima, imposti da... dal fatto, esatto. Sì, cioè i colleghi non è che... Le persone che se tu potessi non ti sceglieresti mai come amico, quantomeno nella maggior parte dei casi no. Ecco, ogni tanto no, però ogni tanto c'è il caso dell'amico che ti frega, o amico conoscente che dice, ah sai, da me assumono, esatto, e dopo tu vai lì e poi magari ti trovi male con l'amico perché non bisogna mai lavorare insieme alle persone con le quali si vuole bene, insomma, ecco, quindi questo è fondamentale, questo come mi è venuto in mente adesso, così non c'è un pensiero costruito, però secondo me è utile come pensiero, dovremmo rifletterci su questo aspetto. In effetti io lavoro in un'azienda a conduzione familiare dove le coltellate di casa proseguono in ufficio e viceversa. Sì, insomma, un po' balsano. Ma è sposato questo uomo? Ma chi? Mario Zanardi, mi chiedo dal pubblico, è sposato? Ma io faccio le delle domande per rendere la discussione. Figurati se è sposato, no, c'ha una fidanzata che l'ha mollato, che si chiama Irene. E lui è sempre lì che rimugina, no, però con Irene, ma se fosse andata così, insomma, due grandi maroni questo Mario Zanardi, una persona molto... È un poveretto, no, infatti è una storia di un poveretto, perché non è che potevo fare un personaggio così eroico, perché sennò non era credibile, quindi sai, in giro ci sono tanti poveretti, e io ho cercato di, insomma, la strada più commerciale possibile. Per andare incontro ai gusti. Incontro ai giovani. No, ai giovani. Qua di giovane non c'è nessuno. No, qua ci sono gli adulti adolescenti che sono un problema sociale del quale vedremo poi con le cose, in 20 anni vedrete i danni dell'adulto adolescente. L'adulto adolescente è uno dei neologismi creati dal qui presente autore per definire. Ecco, secondo io non l'ho, io penso in una sera. Una sera alla Mario Zanardi, che penso una sera di aver visto tipo quelli, penso Crepette, che abbia detto questa frase così, però anche lui, cioè come la mia riflessione di prima non me la ricordo più, anche Crepette non se l'è ricordata questa parola, invece ho detto, ah però bello, l'ha detto Crescenta, perché... E allora io l'ho usata, però lo dico sempre che non è mia. Ah, ok, quindi non è... Come non è mia la parola Umbares, cioè ho messo la S io, ecco, poi ho fatto notare. E quindi Umbares. Non rivendichi i diritti d'autore sulle magliette che infatti, hanno stampato? Sì, infatti hanno stampato delle magliette, mi è saputa. Tutti mi hanno detto, ah, è uno scandalo. Di causa. Ma che cazzo, mi ha comprate le magliette dei. Mi sa che te l'ho detto anch'io. No, ma c'è anche tutto l'inglese scritto sbagliato. C'è scritto control system con la Y, ma dai, che vuoi, cioè uno lo capisce che è un tarocco. C'è la Y, non avrei mai messo la Y. Io vorrei. Sto cercando il pezzo dove racconta un po' dove vanno a sbattere la testa i colleghi di Mario Zanardi, cioè la sua capufficio, la signorina Arbeit McFry, sì, che si rifà una scritta ironica dei campi di sterminio che non è mai stata capita, l'ironia. Ah, era ironica. Era ironica. È lì, nelle atrocità di quello che è successo, però lì cercavano di fare la battuta, che però non è mai stata capita. Poi la stiamo capendo noi adesso, perché Arbeit McFry, che sembra veramente una presa per il culo assoluta totale, ecco, quindi qua la capo ufficio si chiama la signorina Arbeit McFry, che ovviamente è vitella, ma non vitella single, bella contenta così che rivendica la single, tu no, proprio soffre anche di questo, e quindi rompe i coglioni ai suoi sottoposti, e quindi c'è questo poterino che è il capo dell'ufficio pecore, la signorina Timer Fry, e quindi è sempre lì, dai, un po' così, ecco, me la immagino un po' tipo la Fornero, ecco, cioè c'è quella cartola lì, però insomma con un po' con meno potere. Sì, esatto. Però sì, no, però comunque cioè, è proprio l'ombroso, no? Aveva ragione, no? C'è quelle facce lì comunque le signorine Arbeit McFry. E praticamente passa le sue giornate a vessare il povero Zanardi e il suo collega Pisanelli.
a chiedere loro di lavorare quando anche non c'è oggettivamente nulla da fare. Sì, non c'è da fare, però c'è questo clima d'urgenza, questo clima. E in realtà sono tutti lì che guardano l'orologio e aspettano le 6, oppure guardano, stanno di nascosto su internet tenendo premuto il tasto Alt e Tab, non so se lo conoscete, se fate Alt e Tab cambia la finestra, ecco, quindi se avete la signorina Arbaton 3 che gira dietro, che anche lei poi non sta facendo niente, perché se controlla se state lavorando, cioè vuol dire anche lei è sempre in giro, un sistema malato, ecco. Allora Alt Tab e vi cambia la finestra, se avete il Mac mi spiace. Mela no, non c'è col Mac, mela qualcosa. Sì, oppure fai così sul monitor. Oppure chiudi il nuovo sbocca la vecchia. Ecco. In effetti è vero, perché anche io delle volte che sto, io sono una heavy user di Facebook, tu lo sai perché mi leggi, ogni tanto ho un amico che viene sotto ai miei messaggi e commenta: ah, ma sei sempre qui. Sì, però se tu vieni tutte le volte a commentare significa che siamo almeno due. Per cui e la signorina Mike McFly commenta una cosa del genere, nel senso, controlla che gli altri lavorino, ma lei nel controllare fondamentalmente non produce nulla se non nulla SPA. Sì, nulla SPA. Perché lei comunque ha questo disturbo mentale che è molto diffuso nelle aziende di credere di star lavorando in casino. Cioè uno crede di lavorare un casino, cioè poi invece no, no. Se ci pensate non è vero. Chi mi segue su Facebook sa che l'altro giorno un mio amico che fa il mugnaio mi ha raccontato: guarda, io tutte le volte che leggo quello che scrivi su Facebook e soprattutto tutti quelli che ti commentano che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, ecco, io torno dal mulino, sto sporco di farina arrabbiato con delle condizioni di lavoro ottocentesche, e lui si arrabbia, e quindi noi invece se riusciamo a stare, insomma, il tipo riesce a stare in ufficio su Facebook così, nel senso, è un modo piacevole per non andare al bar, ecco, insomma, uno, sì, uno va a lavorare una volta, ecco, sì, lo so, infatti alla lunga è stanca, però ecco, no, anche questo è importante, ecco, lo stancarsi a non lavorare lavorando. Questa cosa è veramente è atroce, ma a me è capitato tantissime volte, cioè sono stato malissimo, proprio le giornate quando non hai niente da fare, lunghe che non finiscono lunghe mai. Poi torni a casa e poi meno fai, meno faresti, sì. E quindi proprio un circolo vizioso, una spirale verso l'inferno, proprio. E infatti i giorni in cui c'è più da fare in ufficio io sono contentissima perché la giornata mi vola via, e invece purtroppo delle volte non è così, ma pur non dando ricette miracolose, eccetera, nessuno ha la pretesa di insegnare niente a nessun altro, effettivamente se i lavori fossero un po' più flessibili in modo e maniera che chi ha da fare fa e quando ha smesso di fare va a casa o va a fare il resto della sua vita o quello che preferisce o anche un altro lavoro se gli piace, potrebbe essere la chiave di volta della situazione, nel senso che non è per forza occupando 8 ore forzatamente che una persona produce o comunque è produttiva, ecco, diciamo, nell'accezione di vita. Sì, perché c'è questa concezione di lavoro inteso tipo arresti domiciliari, cioè che tu dalle 9 alle 18 devi essere in un orario così, comunque devi essere in quel posto lì, però non importa cosa fai. Che invece io so di società americane dove comunque viene pattuito un compenso, tipo ti do 1500 euro al mese, però tu mi fai il lavoro, poi non mi interessa come lo fai. Puoi fare anche di notte. Ogni tanto fanno una riunione, perché la riunione bisogna farla, così. Però insomma quello che interessa è che venga svolto il lavoro, non che tenere della gente lì a non far niente. Sì, e poi dopo, cioè, poi si vedono i risultati, se ne crisi, per forza.
cioè se il lavoro a progetto fosse veramente un lavoro a progetto, nel senso tu mi porti il risultato X per la cifra Y nel tempo Z e poi vediamo di farne un altro, se ci troviamo bene, se ci sono i presupposti, anziché usare i contratti di progetto per mascherare i contratti da dipendente per non pagare tre volte tanto di tasse sopra. Sì, sì, cioè, perché io sono l'unica dipendente della mia azienda, sono Highlander, l'ultima immortale, infatti lavoro lì da 18 anni, sono diventata atipica io. Sì, no, infatti tu sei la tipica. Infatti, io sono un tipico atipico. Esatto. Tu sei atipica. Io sono ormai una tipica, sto facendo domanda al WWF per farmi proteggere, per quanto specie di definizione, però è vero, io posso, tu lo sai, mi conosci da tanti anni, io sono l'esempio lampante di lavoro in 8 ore che si potrebbe svolgere in 2 e il resto andare a casa a fare delle lavatrici che ce n'è tanto bisogno. Sì. Ma purtroppo questo è. Andando avanti, succede appunto che la ditta chiude, quindi panico generale. Cioè, il libro si apre con la chiusura dell'azienda. E poi si torna indietro di 5 anni per vedere, insomma, come sono arrivati alla chiusura dell'azienda. Allora, un attimo, siccome uno magari sente una trama così, dice che angoscia, no? Il libro però è scritto in termini, insomma, fa ridere comunque, fa ridere, insomma, dei punti che fanno un po' meno ridere, però cioè, il tono cerca di essere sempre un po' leggero. Poi ci sono dei capitoli dove c'è un po' di amarezza, ecco, quello sì, però insomma, ci sono delle scene che fanno anche molto ridere. Tipo per esempio, beh, già il titolo di ogni capitolo è molto significativo già da solo. Questo si intitola Il vero perdigiorno facilmente smascherabile dice sempre di non avere tempo. Sì. Luglio sta finendo, fa caldo, è The Radio Place, si prevede che l'Italia chiuderà l'anno con un abbassamento del PIL del 4,3% rispetto all'anno precedente. Sarà il calo peggiore dal 1980, nel secondo trimestre il PIL ha segnato un ribasso dello 0,4% sul primo trimestre. Per forza dico io, perché sorprendersi, attorno a me una distesa di impiegati abbassa il PIL in attesa delle 6 PM, sembrano tutti indaffaratissimi, ma la realtà la conosciamo tutti, nessuno sta facendo un cazzo ed è solo mercoledì. L'elegante Bonaga tiene un foglio sulla scrivania dalle 9 di stamattina, sempre quello. Quella è una tecnica, questa è una tecnica. Anche girare con lo stesso foglio per il corridoio di quel giorno. Sì. Io intanto lo faccio. Faccio avanti in mezzo la fotocopiatrice così per far giornata. Lo terrà lì per tutto il santo giorno, lo fisserà fino alle 18, sottolineerà qualcosa con la birra, poi con l'evidenziatore e tra un caffè e l'altro guarderà cosa accade al di là del vetro della finestra sigillata, causa climatizzatore atterrato al minimo, che alla Paola, che si trova in un altro ufficio, in un'altra stanza, dà fastidio. Il condizionatore è un problema gravissimo della convivenza in ufficio, vero? Il libro si svolge tra il maggio 2006, diciamo, e l'agosto 2006, con questa tensione alle ferie e poi questo caldo, quando comincia ad arrivare il caldo, qua cominciamo tutti a sragionare e quindi anche in ufficio si sragiona, si sbrocca con queste viti per il climatizzatore, queste cose qui. E poi qua viene questa cosa che sta leggendo Daniela e viene trattato un argomento molto importante che è la piomba, cioè la botta di sonno che arriva al pomeriggio, ecco, quindi al pomeriggio così. Allora c'è Mario Zanardi che ha una sua tecnica, che se non l'avete mai fatta io ve la consiglio di andare a dormire in bagno. Non so se l'avete mai fatto, io l'ho fatto. Io non ancora, ma io l'ho fatto. Ma ti parlo di quando ero in ufficio, tipo nel 92, 93, quegli anni lì, che non c'era ancora la moda dei climatizzatori, cioè c'era un caldo bestia, poi veniva un gran sonno, poi facciamo poi anche delle cazzate, tipo per una birra, cioè pausa pranzo, così. È veramente terribile per il pausa pranzo. E poi non avevo niente da fare, cioè fino alle 6, cose così, allora andavo in bagno a dormire, eravamo in 3.
facevate i turni? Sì, ma due volte ero occupato. E poi c'era anche il bagno degli handicappati, perché cioè, non esistevano handicappati all'interno della struttura, ma era obbligatorio, allora c'era anche quel bagno lì per andare a dormire. E quindi facevamo queste cose qua, quello tipo, mi ricordo, tipo le 2:30, 3, ma era una cosa straziante, perché c'erano alcune tecniche che era tipo dormire così, sullo sciacquone, oppure c'era la tecnica dove tu prendevi, e questa l'ho riportata nel libro, prendevi tutti gli asciugamani, quelli che si strappano, li mettevi per terra e poi dormivi. Facevi un giaciglio. C'era un mio amico che andava a dormire, lui era alto 2 metri, quindi andava sempre nel bagno quello più grande, così, e lo occupava. C'è anche un'altra tecnica, quella di dormire con la schiena appoggiata alla porta, perché se qualcuno entra e ti prende contro, dice: ho picchinato che mi era appena caduto lo scotch. Sì, sì. Invece stavi dormendo della grossa. Per quanto tempo si dorme in bagno? Quante ore di sonno sei riuscito a fare come record? No, vabbè, mezz'ora facevo. Ah, mezz'ora. Però quella mezz'oretta che fa, eh? No, ma non è poco. No, mezz'ora, no, vabbè, c'erano tante cose. No, mezz'ora in bagno, sì, però è un po', cioè dormire in bagno è un pomeriggio infissimo, un po' come la notte quando è insonne, cioè tu sei libero, c'è anche dei pensieri, poi hai paura che qualcuno entri, perché ogni tanto senti tutto, cioè perché c'è qualcuno che ha bisogno del bagno. Che ti disturba. Sì, no, cioè non è un dormire, è un riposarsi. Però cioè, adesso, io adesso penso che comunque la vita sia molto più semplice negli uffici, io qua parlo proprio della noia, un po' come Moravia, della noia, che parla la noia di una volta, non c'è più la noia di una volta. Adesso c'è appunto negli uffici dove c'è comunque Facebook, questi strumenti qua così, oppure anche solamente avere uno smartphone. Sì, avere uno smartphone. Il tempo passa, invece io parlo di periodi dove non c'è. Allora, il cellulare non c'era, cioè potevi guardarti, non so, l'orologio. Potevi giocare a Snake al massimo, Nokia, però non era carino, cioè eri sgamato. No, ma qua ti dico, io quando ho vissuto queste cose in prima persona, cioè non c'era cellulare. Ma no, si parla, perché sei del 92, nella preistoria. È preistoria così, allora mi sono trovato molto male, magari adesso non so, potrei trovarmi benissimo la mia dimensione. A parte gli uffici purtroppo dove si consuma il quotidiano orrore dei social network bloccati dai firewall aziendali, e lì veramente se non hai lo smartphone sei completamente fuori. Però adesso stanno ipotizzando uffici isolati, perché comunque in modo che i telefoni non prendano, come nei cinema. Sì, sta facendo un po', ci sono queste tecniche. L'altro giorno sentivo una notizia terribile, sai quando senti quelle notizie, in Israele, allora dicevano faranno un attacco pazzesco, e l'arma qual era? Cioè che non andava di telefono. Non andava di telefono. Capito? E capisci che... Eppure una volta i telefoni non c'erano. Esatto, adesso non va internet, non va il telefono, non va niente. C'era la segreteria telefonica che l'ascoltavi da fuori. C'è. No, ma è bellissimo. L'altra settimana scorsa ho fatto una presentazione con un'altra autrice, con la Maria Silvia Vantato, e lei è un po' più giovane di noi, e precisamente noi, e raccontava di quando era piccolina che c'erano i cellulari, perché quando era piccolina lei era il 99 e io lavoravo già, però dell'emergenza veniva gestito dalla mamma andandola a cercare per il quartiere, che era una cosa tenerissima. Invece adesso mio fratello, questo nel 99, mica tanto tempo fa, invece adesso mio fratello quando mio nipote va in giro che non sa dove è finito, lo geolocalizza. Ma gli ha messo qualcosa sottocutaneo? No, un'app nell'iPhone. Un'app nell'iPhone lo geolocalizza. Per cui ha tolto anche un po' di poesia, forse. Questa quando Thomas, che mio nipote, sarà grande, che ha i suoi figli, nipoti, eccetera, racconterà quando suo papà, quando il nonno mi geolocalizzava, sarà abbastanza triste. E invece quando il nonno mi dava 2 scopaccioni perché mi ero gratignato le ginocchia, molto più romantica questa cosa. Torniamo a noi. Guardate, sì, che poi adesso non ci sono neanche più gli scopaccioni, ecco, perché questo è un altro aspetto. Ti tolgono Facebook, sì. La punizione è quella.
Qualche altro titolo emblematico sul quale riflettere? Per colpa del denaro va sempre a finire che si perde il nostro tempo in attività poco piacevoli e non si fa nient'altro. Questo è un loop pesissimo. Sì, un po' così, i soldi purtroppo servono, e però bisogna ogni tanto sapere dire dei no, dai. Perché più sei frustrato. Da quello che ho capito, da più sei frustrato dalle tue mancanze durante il giorno, dalla tua mancanza di libertà, eccetera, eccetera, più ti fai dei regali. Sì. Quindi la sera vuoi tornare a casa, vuoi vedere Sky, e quindi sì, paghi a 39 euro al mese. Sì, insomma, sono queste cose qua, sono fatte apposta. Togliendone un po', forse. E lavori meno. Lavori meno. Segreto. Sembra sempre di non avere tempo per fare cose, non si sa, ma così sembra. È bella, questa è bellissima. Sì, sì. Sì, tutti che vorrebbero avere il tempo, poi ti chiedi, ma cosa faresti? Ma non lo so, fare. Sì, perché quando fai le domande, ecco, si vede anche in televisione. Quando fai una domanda, tipo, cosa ti piace? Allora dico sì e dice, oppure tipo, ti piace di più andare al mare o andare in montagna? Mai. No, a me la montagna mi fa schifo, cioè quindi di solito arriva una risposta di quello che non piace. Ecco, cioè, non c'è un'abitudine a dire le cose belle. E poi c'è, cioè, e poi le persone che poi insomma sono un po' contente, un po' felici, un po' così da fastidio, quindi c'è questa. Sono queste nuove cose. In questo libro invece, cioè, non ci sono persone contente, quindi non susciterà la vostra invidia. Mi dà fastidio, mi piace molto. Fare gli alternativi la sera e lavorare in banca di giorno è come professarsi anti-berlusconiani e scrivere libri per Mondadori. Questo è, cioè, è una frecciata nei gruppi, sì, di Saviano. No, in generale, queste cose qua così. Cioè, ad esempio, oggi pensavo, cioè, ma uno che lavora in banca, cioè, questi tempi può veramente lavorare per chiunque, capito? Cioè, per dei narcotrafficanti, dei delinquenti. Riflessioni un po' così, sono anche delle gran cazzate, cioè adesso non è che c'è tutta sta filosofia, però ci sono delle cose che uno magari dice, beh, però sì, effettivamente. Quando non sapete cosa dire, quando vi fa colpo, quando non sapete cosa dire, volete far colpo, una gran bella frase è, andando avanti di questo passo, quale mondo lasceremo ai nostri figli? Esatto. Sì, soprattutto a chi non ha figli. Esatto, perché è evidente il fatto che vi preoccupate, esatto, anche se non li avete. E vedi come elabora Daniele. Esatto, ma tu ce ne hai? Io sì, ne ho due, e ne farei altri due, però non me lo posso permettere. Però che mondo gli lascio? Che mondo lasceremo ai nostri? Che mondo lasceremo ai tuoi figli? Io non ne ho dei gatti. Guarda, gli lasceremo un mondo allucinante e loro, cioè, non avranno tutti questi, secondo me, non avranno tutti questi. Queste ganasce che abbiamo noi, perché, cioè, appunto, tu dicevi tipo, ah no, quando non c'era il cellulare, ah, quando c'era, oppure queste cose che tu dici, ah, io sono la tipica perché da 18 anni che lavoro da dipendente, cioè, quindi quando ci sarà tutto un mondo incasinato, senza nessuna certezza, senza nessuna, allora dopo la certezza, cioè, la sicurezza, qualche cosa così, anche di immaginare, diventerà un ideale, e quindi magari può essere un mondo, non so se migliore, peggiore, così, però diverso, quindi io non ho paura, cioè, ad esempio, io immagino un futuro dove i figli, cioè la maggior parte, cioè, avranno meno di quello che abbiamo avuto noi. È un giro paradossalmente, esatto, perché noi abbiamo avuto di più, teoricamente loro nell'ideale dovrebbero avere ancora di più di noi, no? Sì, poi non avranno dei modelli genitoriali che hanno nella testa il sacrificio,
vero. E quindi questa cosa io non so che cosa accadrà, però non... Forse non avranno di più i termini, più, non so, opportunità magari materiali, magari avranno esatto. opportunità morali oppure intellettive, eccetera, avranno più possibilità. Immagino fra 10-15 anni quando i tuoi bimbi saranno grandini. Non lo so, cioè mi manderanno a cagare. L'evoluzione. Cioè, immagino questo, ecco, non mi aspetto. Tu come papà, cioè, magari a seconda, cioè sei di quei papà che assecondano le inclinazioni, tipo se ti dice voglio fare il parrucchiere. Ma per me, cioè io so già che sarò condannato, che i miei, non so, vorranno fare tipo l'impiegato del catastro, del contrappasso, sai che i figli fanno sempre quello che... No, nel senso, cioè, io idealmente, cioè, mi piacerebbe che facessero quello che... per il quale si sentono portati, ecco, crederci. Poi magari, cioè, il discorso di provare a fare qualche cosa, non partire, ecco, io sento delle, ho visto l'altra sera un po' così, Miss Italia, poi la prima che si è messa a piangere l'ho spento, perché l'abbiamo già fatto innervosire, però avevano un profilo talmente basso, cosa desideri? Ah, un lavoro, ma come si è messo? Cioè, capito? Cioè, vent'anni, sì, cioè, allora queste cose qua mi... Ecco, invece io vorrei, insomma, che la generazione dei miei figli, quelli che sono già dei ragazzini adesso così, osassero un po' di più, credessero un po' di più nei loro sogni, perché tanto di lavorare ce ne ha di tempo, capito? Cioè non è che la pensione non ci sarà mai, che così, cioè io ho 44 anni, altri 50 anni di lavoro, ce li ho. Ecco, nel libro c'è scritto, ad esempio, ecco, c'è una profezia sui figli, è vero, che il futuro dei figli sarà quello di accompagnare i genitori ad andare a lavorare, cioè non troveranno lavoro, quindi l'unica che io... i genitori dovranno mantenerli in eterno e i figli dovranno accompagnare i genitori fino allo spremo del porco. D'altronde si prende questo, sì. Sì. La profezia non è così. È una profezia Maya. La profezia Maya, cioè che sono due Maya, sono i Maya quelli che 2012 qua finisce tutto, e sono i Maya 2 che dicono no, quella è una gran cagata, e allora fanno le profezie dal 2012 in poi. Credevo che ci fossero i Maya ottimisti che dice che finisce nel 2012, ma gli pessimisti che sanno che non finirà. Sì, no, gli altri sono i Maya che dicono sì, vabbè, non mi cosa vuol dire. Ma insomma, io sto perdendo un po' di tempo, cioè nel senso non sì, ho no, l'idea, adesso da lui sta guardando l'iPhone, quindi direi che siamo in tempo, stiamo sporando, possiamo andare. No, siamo in tempo. Possiamo andare avanti proprio. I Radiohead, cioè, sono d'accordo. I Radiohead non incombono ancora. Ma Bologna legiferano i Radiohead. È vero, cioè... Sì, cioè praticamente il sindaco è mica mio, ma sono le radio-end, esatto. Tony Hawk. Si potrebbe fare una lunga dissertazione sulla cultura a Bologna, ma non la faremo in questo luogo. Ti voglio fare una domanda, ma mi hai scritto, per non far tempo tergiversiamo parlando d'altro. No, vabbè, comunque... Andiamo già alla fine, che è quella, se avete delle domande. Cioè, sì, esatto, siccome, no, beh, fate come l'Airondi che interagisce anche durante l'Airondi, che prende gli appunti, certo, scrivi. Ma io faccio le domande per e mi chiedi se ho letto il libro, ma mi sto... ti stiamo interrogando, no. Cioè tipo andiamo a pagina, no, guarda la pagina 180. Ma hai fatto una domanda, è sposato da Nike, cioè non hai letto niente. Ma è una provocazione. Ah, una provocazione, ah, ok, allora no. Ma il bamboccione cassaintegrato è veramente un benestante? Cioè, secondo me una delle cose più belle che possono capitare adesso a un giovane che non si trova bene nel suo lavoro sia andare in cassa integrazione. Cioè, tipo hai 21 anni e ti mettono in cassa integrazione 2 anni, invece di prendere 1000 euro te ne danno 800, non vai a lavorare. Cassare via. Scusami, che disgrazie sono. E quindi ecco, io ai giovani vi consiglio di andare in aziende in crisi a lavorare sperando che nei prossimi 6 mesi vi mettano in cassa integrazione. Ecco, soprattutto nei mesi
calli e magari con l'inverno un po' più duri, invece tipo a maggio in cassa integrazione a 20 anni, ma insomma fai pensare così adesso. Pensando non devi fare dei debiti, cioè non devi comprare la casa. Ma quanto dura sta cassa integrazione? Ma anche 2 anni? Cioè tipo io consiglio di andare a lavorare alla Fiat adesso, cioè, la Fiat adesso c'è, cioè, ai giovani. Cioè se uno ha dei figli mutui così, no, il discorso delle basanate, un ventenne in cassa integrazione, ma scherzi, pensate così. Però se, non se ne parla, perché sono argomenti scomodi. Cioè, no? Esatto, è una provocazione, però diciamo che una persona che conosco io molto bene, che ha letto il tuo libro. Oddio. Un libro pericoloso. No, però con la liquidazione. Allora, questa persona che conosco io, diciamo che ha scelto di seguire le sue inclinazioni, per cui era una persona incastrata in un lavoro che non amava, che faceva alzare la mattina con la nausea perché non ne voleva niente, che non dava soddisfazione, e ha pensato: io comunque ho delle inclinazioni artistiche, provo, se non ci provo adesso magari non ci posso più provare. Esatto, perché ecco, nel libro c'è, a un certo punto c'è una frase che dice: male che vada, va male. Esatto. Alla fine succede? Cosa capita? Capita niente. No, vabbè, è chiaro, ecco, se uno fa dei gesti estremi come questa persona che mi ha appena segnalato, cioè, ovviamente uno deve fare una serie di ragionamenti. L'hai fatto anche tu? Ecco, 23 anni, ecco. Cioè, l'età giusta sono quelle lì. Non questa persona ha un'età ancora abbastanza plausibile, per cui ha detto: io faccio questo tentativo, alla peggio mi va male. Male che vada, va male. Mi do un tempo, durante questo tempo cercherò di fare del mio meglio e poi dopo, fra 6-8 mesi di disoccupazione, capirò cosa fare della mia vita. Sì, esatto, cioè ci sono delle... Cioè questo libro dà delle speranze a chi si trova in una situazione di disagio e può uscirne, ecco. È bello perché sicuramente in tutti gli altri padiglioni della festa dell'unità staranno parlando delle strategie per uscire dalla crisi. Sì, no, ma questo invece è surfare la crisi, cioè le opportunità della crisi, soprattutto per i giovani assunti con contratto a tempo indeterminato, ci sono. Ormai io sono il piano, sono contratto a tempo determinato, ma sono vecchia per me. No, però ad esempio, cioè, tipo, cioè, tu hai tutta una serie di opportunità, tipo perdi il lavoro, però 18 anni di lavoro, cioè c'è il TFR, c'è tutta una serie di cose, sì. Poi c'è, cioè, scusami. No, consiglio è, non so, tipo fatti licenziare, così c'hai anche la disoccupazione, cioè, dei discorsi che li fa anche la Camusso, non sto dicendo questa cosa. Ma no, la disoccupazione, tra l'altro, i primi 6 mesi è il 60% del stipendio. È il controdibattito. Vabbè, guarda. Siamo radiati dalla festa dell'unità. Però insomma, altre tecniche. Esatto, una, adesso faccio l'esempio. Cioè, senza scomodare, non so, una finta invalidità. Queste no. Adesso ci arriviamo, restando sempre in una certa. Sì, no, bisogna parlare con eleganza. Esatto, queste cose. Corretto. Una certa legalità. Sì, no, legale, tutto legale. Però è vero, sulla bilancia ci sono 2 cose che sono fondamentali. Una, è vero, è pagare una vita con delle cose che sono necessarie, perché, come tu hai detto giustamente, ci sono dei figli, c'è un mutuo, ci sono dei progetti di vita già avviati, è ovvio che una persona ha delle responsabilità, ma se si ha un peso di responsabilità abbastanza leggero, comunque gestibile, sì. Perché non cercare di investire di più sulla qualità della propria vita? Perché tanto, comunque, se ti va fatta male un lavoro, la peggio, esatto. Se ti va fatta male una vita... No, perché, cioè, quello che dice questo libro è: la cosa peggiore che ti possa capitare è andare a lavorare tutti i giorni
in attesa del venerdì e basta. E morire dentro. Esatto. Non si può morire dentro. No, come cantava, non sì. Ricordo chi. Non si può morire dentro. Soprattutto con le forme che ci autoimponiamo, che ci autoinfliggiamo, le punizioni che ci autoinfliggiamo, tipo i mutui trentennali come la collega di Zanardi che compra la casa e si indebita. Quelle sono cose per tenere il lavoro, quelle sono tecniche. Se tu vuoi tenerti il lavoro devi partire, perché se no dopo, cioè tu sei libero e dopo puoi andare via quando vuoi, cioè sei ingestibile, capito? Sei autotumulato però in una certa situazione, alla fine te la sei un po' cercata, ma probabilmente... Cioè tipo ecco, non so, tipo se voi volete essere assunti, magari non avete un mutuo, il colloquio dite che l'avete, cioè capito, sono tecniche perché così siete percepiti come ricattabili, cioè fate sempre vedere un po' che avete bisogno di quel lavoro, bisogna bleffare, poi dopo a parte che siate veramente sicuri di volerlo, se lo volete, se proprio lo volete, adesso veramente. Ma per farsi assumere? Sì, no, di solito è il contrario, se fai capire che non hai bisogno. Ma in realtà no, devi far capire che hai bisogno. Che hai bisogno, hai bisogno. Dici, guarda, c'ho un mutuo trentennale. Cioè tu sei rimasta alle assunzioni del 63, cioè adesso invece. No, però assunzioni 63! Però un'azienda che sta cercando una persona da incatenare, tra virgolette, è contenta di trovare quello, hai capito, che è ricattabilissimo, sì, come dicevi tu, e possa... Sì, devi dire. Guarda, devi stare qua tutti i giorni finale 9, ti dico già il colloquio. Cioè, solo devi dire, aspetta solo. Ma io sono libero alle 10. Alle 10 per me non c'è problema. Poi, ma io il treno che mi porta a casa alle 10 posso lavorare ancora di più. Sì, devi fare così. Scusa, terribile. Pensa che io ho un collega che arriva tutte le mattine da Firenze, va bene? Si sveglia alle 5 meno un quarto, prende due treni cambiando a Prato, arriva in ufficio, si siede e va in bagno e dorme. E fa la stessa cosa che faccio io, cioè diluisce 8 ore, cioè diluisce 2 ore in 8. Vabbè, si riposa, cioè. Poi prende il treno. Cioè dopo una mattina così va a lavorare sul posto. Perché da Firenze, perché evidentemente Firenze no, non c'era lavoro, non lo so, ma non c'è lavoro. Lui, non lo so. Ma tu non sai i drammi che si stanno consumando a Firenze? Non si sa che drammi ci sono. Ma si sa, non lo sapete neanche noi. Ma questo per far capire il livello di autolesionismo a cui possiamo arrivare noi lavoratori. Va bene, a che punto siamo? Abbiamo qualche domanda, ma anche, cioè, sì, qualche domanda, anche qualche insulto, visto quello che mi hanno detto. No, qualche domanda, possibilmente intelligente, se no, se no ti... Hai già messo in soggezione? No, va bene, no. Si capiva che era una provocazione. Va bene, qualsiasi domanda, non è che vogliamo... No, domanda, qualsiasi. Visto che le stronzate le abbiamo già dette praticamente noi. Sì, no, se volete aggiungere qualcosa, approfondimenti. No, però sono venuti fuori dei bei discorsi. Credo che se la Cavus ci prendesse come consulente. Ma io poi in realtà sono... Non ho questa situazione, ma no, questa persona che ha seguito l'onda della sua emotività e si è ricercata, adesso è una persona felicissima, ha gettato nello sconforto totale tutta la sua famiglia, però felicissima, perché i nostri genitori ci hanno inculcato che dovevamo essere, pensa che mio padre mi faceva fare i colloqui alle officine a Casaralta, perché di Casaralta bisogna che vai lì, perché poi stai lì tutta la vita, ma è un libro che finisce bene. Sì, sì, finisce bene, certo. La speranza. Per forza. Se no, per scrivere un libro, cioè un libro che inizia con la chiusura di un'azienda e poi finisce male. Giammai, finisce benissimo. Inizia male. Stanno tutti a casa e si reinventano e stanno la maggior parte tutti bene, poi perché non hanno perso niente. Perché delle volte serve un fattore esterno che decida per noi, perché noi non abbiamo il coraggio. Cioè delle volte, praticamente sempre, serve un fattore esterno. Non abbiamo il coraggio. Perché se uno non ha le palle, hai capito? No, no, no. Le palle, non è...
più che è un po' di palle sentato, ma anche forse di assumersi la responsabilità di dire se va male o insomma ho fatto una cavolata, invece di dire oh vada come vada, l'affetto non si muore. E tanto la cosa peggiore che possa capitare a un individuo è andare a lavorare, cioè quindi lo stai già facendo, almeno cioè trovane uno che ti possa piacere, puoi capire? E io conosco tantissime persone che sono felici di andare a lavorare e per diverso. Cioè anche io faccio un lavoro che mi piace, però ne potrei fare più. Cioè, in quel caso, se da domani potessi non farlo. Il lavoro ti rende libero se ti piace. Ma sì, però ecco, altra cosa, ecco, il tempo da dedicare al lavoro deve essere sempre, cioè se possibilmente poco. No, meno possibile. Ecco, ma anche se ti piace. Ci sono cose che. Perché poi ecco, quando ti piace, proprio diventi un drogato del lavoro, cioè, quindi insomma ci sono altre cose, una cosa che escludi tante altre cose, insomma. Un ragionamento che abbiamo sempre fatto, magari non o su Facebook, cioè, siamo sempre fatto chiacchierando, per esempio per le donne che vanno a lavorare per pagare l'asilo, la babysitter eccetera eccetera, che non hanno i nonni parcheggiabili. In termini ragionieri si chiama giro conto. Esatto. È lavorare gratis quello, sì, purtroppo è così. Uno dovrebbe mettere sulla bilancia il cioè capire se è più la fatica, sì, che il gusto di non goderti mai. No, chiaro, cioè, però esistono donne che comunque fanno un lavoro che gli piace, questo e quindi fanno anche volentieri il giro conto. Cioè, quindi nel libro comunque non si danno giudizi. No, cioè è un discorso di ricercare una dimensione qualsiasi gratificante. Questo Mario Zanardi all'interno della Nulla Spa stava malissimo, il fatto ha deciso per lui, cioè l'hanno sbattuto a casa, lui si è fatto 2 anni di cassa integrazione, un po' di questi espedienti che ci sono, che si chiamano ammortizzatori sociali, che sono tatticissimi appunto per reinventarsi la vita. Di solito, ecco, quando sono queste situazioni spiacevoli, ovviamente con delle congiunture economiche più favorevoli comunque, però di solito uno prima faceva una vita alla Nulla SPA, cassa integrazione, dopo trova un'altra Nulla SPA esattamente uguale, fa le stesse cose, fino a che anche quest'altra non fallisce, cioè sarà sempre così. Casarata insegna. Casarata doce in questo caso. Io vi invito a fare delle domande, ma non ce ne dovessero essere. Sì, no, non ce ne avremo mai, che dire. No, non possiamo, per approfondire, comunque è vero, cioè, non dà consigli, no, racconta una storia, punto e basta. Sì, ma è un romanzo. Ma non dà consigli, non dà giudizi, poi quello che si è licenziato lì ha scelto lui, non è che. Non c'è istigazione al licenziamento in queste pagine. No, cioè no, poi se uno si licenzia per colpa del mio libro, cioè che posso fare niente. Ha riflettuto questa persona. Cioè, della gente che ascolta dei dischi di heavy metal, cioè non è che poi va fuori, fa senso. No, assolutamente. Però è una persona che sì. Alla fine il risultato è quello che conta, che è un ascolta Marilyn Manson, cioè non è che poi dopo l'ha sentito e può fare esatto, mette in pratica, no, speriamo di no. Questo è molto più soft, insomma. Bene, allora ringraziamo Danilo Masotti con il suo romanzo Ci meritiamo tutti di interpendere. Grazie a voi che avete ascoltato i nostri. Grazie a voi che avete ascoltato la nostra chiacchierata. Esatto. E grazie alla libreria che ci ha ospitato, alla Festa dell'Unità, a Grafia Radiohead. Sì, grazie soprattutto ai Radiohead che per la prima volta da quando mi parla la Unità non ci saranno i porti d'artificio, quindi li ringraziamo perché esatto. C'erano degli umarels che si lamentavano e soprattutto un umarels col cane che faceva con te cane, paura, anche i gatti, i miei gatti hanno paura dei fuochi. Bene, grazie. Per quanto mi riguarda a me dispiace. Anche a me dispiace effettivamente, però d'altronde. Andremo a vedere il meglio. Cosa vuol dire?
Ma che? Non ci sono i fuochi, ecco, vedi le chiama ci è rimasta. Vedi le reazioni. Non posso dire, ma vengono tutti gli anni. No, non ci sono i fuochi. E questa è la perché ci sono i radio e dal posto dei fuochi. Voi non lo sapete. Ci sono i radio di 25. O i fuochi radio. Grazie ancora a tutti. Grazie. A presto.